primo consiglio comunale qui a Campobello di Mazara, dopo il giuramento subito scintille. Accanto a me il consigliere Palermo, si parlava di incompatibilità. Cosa è successo, di cosa si tratta? Ma si tratta di una nota che ci è arrivata da parte della prima non eletta di Campobello Bene Comune, dove giustamente richiedeva la sua posizione di avere un chiarimento maggiore, perché sulla scorta di un venuto a conoscenza da parte della prima non eletta di una certa di incompatibilità da parte del Gaspare Passanante Vito, giustamente è venuta fuori una cosa che giustamente si poteva anche evitare, ma purtroppo la politica della poltrona è anche questa, e giustamente noi ci stiamo trovando a valutare un percorso dove noi giustamente cerchiamo chiarezza affinché il chiarimento sia anche a tutela nostra. Io nella mia proposta ho chiesto al segretario comunale di mettere ai voti questa proposta di un chiarimento da parte degli enti preposti, in questo caso agli enti locali, e speriamo che questa proposta venga messa ai voti in modo tale da fare luce, perché c'è qualche passaggio che noi non riusciamo a comprendere, perché chi esercita la politica non è che di solito fa il giudice o il magistrato o viceversa di un tribunale o di qualcosa. Ecco, la nostra chiarezza, il nostro gruppo ha chiesto di fare chiarezza in merito a questa attività che si sta svolgendo come punto all'ordine del giorno, e giustamente è suscitato un po' di polemica, ma tutto ci sta, perché la politica è anche questo. Tra l'altro oggi è emerso anche la composizione di un nuovo gruppo di cui lei è proprio il capogruppo. Chi sono i componenti e come nasce? Allora, il gruppo nasce attraverso un progetto politico con Gianvito Greco sindaco, di cui io faccio parte di Campobello Bene Comune assieme a altri consiglieri comunali, e abbiamo deciso di creare un gruppo omogeneo e disinvolto a quello che sono le attività politiche, e con i due Nicola Giorgi e Giovanni Tumminello che hanno fatto parte del nostro progetto politico, e anche il consigliere Giardina che attualmente fa parte pure del PDR, e abbiamo deciso di sposare questo progetto chiamandolo gruppo misto, e di cui io ne faccio, che sono il capogruppo, e il consigliere Tumminello e Giovanni è il vice capogruppo.